La Commissione europea mette in guardia il futuro governo tra Movimento 5 Stelle e Lega. Sui conti pubblici deve assicurare la stabilità finanziaria e sull'immigrazione Bruxelles raccomanda all'Italia di non mutare le politiche seguite fin qui. A stretto giro la replica di Matteo Salvini che bolla come inaccettabile interferenza la posizione della Commissione. Quanto ai migranti, dice il leader della Lega, l'Italia ha accolto e mantenuto anche troppo. Ora è il momento della sicurezza e dei respingimenti. I LEA, i livelli essenziali di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale, non sono più adeguati a quelli di un paese civile. Dal 2018 al 2019 si passa sotto la soglia minima dell'OCSE per garantire la tutela delle prestazioni. A denunciarlo è Davide Caparini, rappresentante della Conferenza delle Regioni, nel corso dell'audizione sul DEF alla Camera. Le regioni sottolineano che è necessario aggiornare i contenuti del vecchio patto per la salute, le priorità sanitarie e il quadro finanziario per il futuro. Nell'anniversario della Nakba, il colossale esodo di 700.000 palestinesi dopo la creazione dello Stato di Israele nel 1948, continua a salire il numero di morti a Gaza, uccisi dall'esercito israeliano che spara contro i manifestanti palestinesi assiepati lungo il confine. A perdere la vita anche una bambina di 8 mesi morta dopo aver inalato gas lacrimogeni. Pier Battista Pizzaballa, amministratore apostolico del Patriarcato Latino, condanna ogni forma di violenza, ogni uso cinico di vite umane e di violenza sproporzionata. Sì ai social media, ma con sobrietà e discrezione in modo da salvare il raccoglimento e il silenzio. Svolta per le suore di clausura che potranno usare i nuovi media, a patto però di non compromettere il silenzio e il distacco dal mondo. A dettare le nuove regole è l'istruzione applicativa firmata dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata, denominate Cor Orans, cuore in preghiera.